Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La posizione della Lega Nord sulla Siria era, è e rimarrà contraria a un intervento armato in Siria. Non abbiamo bisogno di impegnarci in ulteriori conflitti che non portano nulla al nostro paese. Invece avrebbe portato qualcosa il mediare a livello europeo per il nostro governo, per il governo di questo paese, e ottenere una linea comune, cosa che anche in questo caso non è successa. Trucchi e trucchetti escogitati per compiacere l'alleato americano senza troppo urtare la Santa Sede, vi è chi può essere chiamato a pagare un prezzo elevato. E noi pensiamo, signor Presidente, oggi in particolare ai nostri soldati in Libano, che in caso di un conflitto con Damasco potrebbero rapidamente trovarsi ostaggio degli Hezbollah proprio in ragione dell'appoggio politico a Washington. Per questo facciamo sommessamente notare come, prima di cambiare posizione in dossier tanto delicati, signor Presidente del Consiglio, sia opportuno cautelarsi adeguatamente, riducendo rischi e vulnerabilità. Un traffico internazionale delle armi regolato e tutelato dai paesi sottoscrittori di questo trattato credo sia veramente un passo in avanti. I nostri militari in Libano sono a rischio proprio per questo traffico di armi illecite. Credo che dare un regolamento in questo sia doveroso. Non capiamo assolutamente perché non considerate il rischio elevatissimo che questi nostri soldati stanno correndo, e non capiamo perché, soprattutto in una situazione di questo tipo, non si possa, contrariamente a quello che lei ha auspicato, togliere dal decreto del rifinanziamento delle missioni la parte del Libano. Noi ci asterremo sulle mozioni della maggioranza perché sono, ripeto, in gran parte condivisibili, quindi tutto quello che è stato detto per arrivare a una soluzione diplomatica in qualche modo, non diciamo ci convince, ci speriamo, e quindi diamo una nostra benevole astensione. Però non ci piace il fatto che lei sulla questione del Libano abbia glissato con poche parole, e soprattutto non ci piace il fatto che, non accettando la nostra missione, mette a rischio questi ragazzi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.